E quindi coglieremo l'occasione per tirar fuori una vecchissima storia che coinvolge me, Sewer, Jerry. No, no, stavo c'è il bodyguard. Dropkick. Gali. Beh, ti davo solo un pugnetto se vuoi. Oppure se vuoi entrare nel video. Grande zio. Ciao, buona lanciata vegana. Tuzzo. Sì. Slap that bass. Corse. E Anna Pepe, eh? Anche 13 Pietro. Oh, andiamo a rompere il cazzo romanzo, bravo. I'm saying. Daytona, Kirua. Era arrivato Dropkick da Roma, dovevamo beccare Tuzzo e Corse per andare al piccolo eventino di dove Dropkick doveva suonare, ma una robetta un po'... tipo elegantino a Milano bar cocktail a 27 euro, tutti quanti seduti su divanetti, tipo... Sì, adesso gli arriva. No, no, gli sto facendo il fit, però gli sto facendo, gli sta flexando il fit, non ci credo. Bro. Ad ascoltare proprio la musica, non tipo discoteca, ok? Quindi arriviamo lì. Prima che Dropkick suoni e siamo tipo un po' duri come dei sassi perché non sappiamo come comportarci in questo posto e ti giuro che siamo rimasti fuori dal locale per qualcosa come un'ora fino a che non sono arrivati proprio tutti perché eravamo troppo duri, tipo no, entra prima tu, entra prima io, ok, tipo una roba così, eravamo un po' in imbarazzo, vabbè, però alla fine ci facciamo coraggio e io e Sewer andiamo a prendere una birra da un pakistano. Bene, presa la birra dal pakistano, ce la cogliamo alla goccia e poi siamo pronti per entrare. Bene, entriamo dentro, mi sa che prendiamo da bere con dei cubetti di ghiaccio, quelli tipo grandi così, quadrati, perfetti. Vieni, continua a bere. Che tra l'altro noi abbiamo aspettato tipo un'ora fuori, ma un'ora, eh. Cioè non è che abbiamo aspettato 10 minuti, vi sto dicendo un'ora, abbiamo aspettato un'ora fuori dal bar, con anche i tavolini, che c'erano anche i tavolini fuori, quindi eravamo proprio tipo in mezzo al cazzo, con i camerieri che ci avevano già visto da un'ora appunto, e quando pullappiamo lì e diciamo, sì, avevamo forse prenotato, credo. Ah, siete voi? Faccio... Sì, siamo noi. Ah, cazzo, che è scesa. Entriamo dentro, ci iniziamo subito a comportare male. Sewer inizia a fare il maranza. No, vabbè, scherzo, vabbè, inizia a lanciare le cosette, facciamo un po' i birichini. No, questo, questo. Basta. Apri la porta. Non è che sono il bartender, il tipo responsabile. Il tipo seduto al tavolo. Prendi anche il tipo dove? Quindi out, non like, non like. Poi inizia a suonare Dropkick, top. Vai Dropkick! Facci ballare! Riusciamo a entrare nel privé? Incredibile che ci fosse un privé, perché era letteralmente un bar. Facendo i maranza, cioè scavalchiamo, siamo tipo, oh, questo è occupato, non me ne frega un cazzo, bella. Gna 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 gna. Siete pronti? Di qua, di qua. Ma lo fermi! No, vabbè, non si è neanche preso male. E ovviamente stiamo subito antipatici a tutti. No, alla fine, in realtà, all'inizio stiamo antipatici e poi iniziamo a stare simpatici alla gente perché alla fine siamo delle persone abbastanza amabili. Se si supera quel primo muro di maranzaggine generale. Quindi abbiamo superato il muro, ci siamo messi fuori, abbiamo fatto tutti un po' di situazione, c'era... Ah, ecco, un'altra persona coinvolta, c'era Young Miles. No, ma fai. Alla bega, alla blaga. Ed eravamo tutti lì. Toccavo io, vai fugare. A bere, a posare, fuori da questo baretto in brera. E poi vedo Tuzzo e Corse... che fanno un po' gli sneaky ass.
E io sono tipo, cosa stanno facendo quei due sneaky ass? E allora andiamo lì e facciamo, ehi, sneakyoni, cosa avete in mente di fare? E loro tipo, e tipo, in pratica stavano andando all'album release party di Gali. Quindi fatevi un attimo due conti di quando è successa questa cosa, perché sì, era il periodo in cui Gali ha fatto uscire il suo album, presumo l'ultimo che ha fatto uscire. Non seguo l'industria musicale, quindi non lo so. Non è che non seguo Gali, non seguo nessuno. Mi giustifico così, per favore, non giudicatemi. Quindi, noi siamo tipo... e pensavate di andarci senza di noi? E loro, guarda, non so se riuscite a entrare. Tu lo dici, corse? Tu lo dici, Tuzzo? Voi due lo dite? Che siete entrati tipo in ogni posto nel mondo, cazzo. Siete riusciti, cioè a momenti riuscite a entrare, a fare Air Mission Impossible, entrare nella banca di Las Vegas o fare quella roba Ocean's Eleven, vecchio. Su YouTube lo fate, cazzo. A me mi vuoi dire che non posso entrare? Sei matto. Dammi l'indirizzo che io ci vado in quel posto. Siamo andati? L'album release di Gali, adesso dobbiamo provare a entrare. Ah, e qua c'è la cosa più divertente, quasi mi dimenticavo. Quanto scommettiamo che siamo dentro? Volevo creare un pochino di suspense prima di questo bellissimo evento, perché è stato veramente wow. Allora, Sewer si stava un po' scaldando, già al bar si sentiva un po' maranza. Ok, e adesso eravamo proprio in mood puzzolente maranza. Pullappiamo lì fuori, vediamo che rimbalzano la gente, quindi siamo tipo non facciamo la cazzata di farci notare, non facciamo la cazzata di metterci in fila, perché sennò poi ci facciamo notare e poi non riusciamo più a entrare. Noi volevamo un attimo circumnavigare la zona per capire un attimo com'era la situazione, e quindi il buon vecchio Sewer decide di circumnavigare a destra e io lo aspetto. Il piano è: cerchiamo di non farci notare, ok? Ricordatevelo questo. Cerchiamo di non farci notare, scade dopo 40 secondi, un minuto, nel momento in cui Sewer riappare da questo cancello che era scomparso un po' nel buio. Ricompare rotolando con un altro cristiano addosso e si stanno menando di brutto. E sono tipo, ma che cazzo è successo? Sono passati 45 secondi, come cazzo ti stai menando con un cristiano? Con un altro tipo, erano loro due, lui, un altro tipo, lui che sta tenendo sto tipo qua, e gli restavano due pugni in testa, e l'altro amico che gli fa, oh ma smettila. Quindi Sewer da solo contro questi due cristiani che non riescono a tenerlo buono. Ovviamente i butta notano la faccenda, ci notano, ok? Io provo a far finta di essere una persona a caso lì fuori che vede la cosa e cerca di dividerli, capito? Per passare inosservato, ma vabbè, alla fine, cioè, hanno capito che ero con lui. Niente, mi avvicino lì. Insomma, l'ho lasciato fare abbastanza. Non sono intervenuto perché vedevo, cioè, nel senso, gliele stava abbastanza dando. E bella. Sewer lì con l'headlock di questo tipo, la testa del tipo qua, che gliele sta dando lì. Era una macchinetta, vecchio, una macchinetta. Tutto il tempo. Poi arriva l'amico provare a dividerli, a fare qualcosa, che cazzo ne so. Yo, si è messo a distanza perfetta per far caricare tutto il pugno a Sewer, tipo braccio di ferro, vecchio, e fare... Merda, vecchio! Quel tipo si è visto arrivare un cazzottone. Vecchia scuola. Ed è da lì si è allontanato, però wow. Il butta ci vede e dice, basta, cioè avete rotto i coglioni, fumate una paglia, Sewer, gli dice, che cazzo sta succedendo, andatevene a fanculo. Alla fine riusciamo a entrare. Allora siamo entrati e cioè, non è paradiso, bro.
dentro. E poi conosciamo un sacco di gente che c'è dentro. Ah, e qua è dove entrano tipo 13 Pietro e Kirua e tutte quante, tutta industria musicale era lì. E noi eravamo tipo, no? Bar gratis. Dillo. Oh, c'ero Vazzi, andiamo a rompere il cazzo Vazzi. Sì, è grande, bro. Grazie. Eravamo felici, presi bene, era fatta, ce l'avevamo fatta, la guerra era finita, ok? Ma non per Sewer. Ah, e c'era anche Salmo, giusto? Salmo che suonava l'NPC di Dropkick. Sì, vabbè, qua ci sta una batteria vera, però un po' bassa di volume. Andiamo dentro, che c'è anche un dentro, dove ci dovrebbe essere il nuovo album di Gali, pensavo, però no, c'era dell'altra musica, forse eravamo arrivati tardi. Però comunque andiamo lì a fare due danze, no? Ricordatevi anche questo. Io metto giù il telefono e mi filmo un attimo perché stavo vloggando tutta la situazione, no? O almeno stavo documentando tutta la situazione. Quindi sono lì che faccio le mie danze. E poi a una certa arriva un Butta, prende Sewer e lo sbatte fuori di lì. E a me non ci ha sbattuto fuori. Questa è una cosa molto pericolosa che sto facendo, perché mi sto mettendo a rischio in quanto loro hanno già visto la mia faccia. Quindi sono tipo, che strano, perché se l'ha presa con Sewer? E Sewer ovviamente, minchia, era tipo, yao, non ho fatto un cazzo, vaffanculo, siete dei coglioni di merda. Jerry. No, stavo... Jerry, per favore. Dai, sei tu, Jerry. Non fare etichette. Io da bravo amico sono uscito assieme a lui. Gli ho fatto compagnia fino a che non è uscito anche Dropkick. E poi siamo andati a casa insieme. No, sto scherzando. Io sono rimasto dentro e ho detto, ma fottiti coglione, hai fatto il pazzo, ora te ne vai a fanculo. No. Prima lezione del clout. Non fare il pazzo. Qua c'è, siamo fuori dal cancello, io dentro il cancello. No. Allora, mezzo sì. Cioè, nel senso, io sono molto uno, molto tipo, ognun per sé, e chi muore si fotta. E quindi sì, quindi ero tipo, sorry boss, cerco, sto poco, e poi appena cerco di stare il meno possibile, poi esco subito, I got you, boss. E aveva pure il telefono scarico. Damn. E vabbè, mi dispiace, Sewer, scusami. Sewer ha cartellato due tipi senza nessuna piega e... Cioè, forse sta rovesciando tutta questa shit in nome della verità di questa roba. Beh, facciamo due balottine lì con i VIPs e siamo tipo, no? E io e Dropkick, e poi finalmente una certa decidiamo di andarcene. Ma ricordiamoci la cosa divertente. Io che metto il telefono per terra per filmarmi mentre ballo. Ok, la mattina dopo... Quando siamo lì a rimuginare tutto il passato e a dire minchia, ma com'è andata la serata di ieri, così e cos'ha, e poi quando è successo questo e quando è successo quello, ma poi perché mi hanno buttato fuori e qui e là, non avevo fatto un cazzo, ok? A parte che una cosa, vabbè, sapevamo che l'aveva fatta, ossia era balzare la fila al bar e prendere direttamente le birre lui. Ok, che erano gratis. Marco, Dio, si no, guarda. Però comunque c'era una fila, c'era il bartender che te le dava e lui ha fatto un po' il pazzo, ha voluto prenderle per sé, ok. Sti cazzi, vabbè. Ma mentre riguardavamo i video della serata e riguardiamo il video dove ci sono io che ballo, cosa si vede nello sfondo? Arredi volanti, vecchio, letteralmente arredi volare. Cioè, io non ci volevo credere. Quel
cazzo di Sewer si era messo a fare dei bottle flip con le sedie, vecchio, e non se lo ricordava nemmeno, mezzo. Noi, io non me ne ero accorto perché stavo facendo il video, però nel mentre che facevo il video, nello sfondo c'è Sewer che letteralmente tipo, ok, c'ha una sedia, fa tipo bottle flip, capito? Lanciandole in giro per il locale, vecchio. E io, ma che cazzo? Quindi siamo tipo, lì a guardare i video, siamo tipo... Perché ci sono degli arredi che stanno letteralmente volando nello sfondo? Cazzo, vecchio. E vabbè, questa cosa mi ha fatto veramente scassare. Bene, questo è tutto. È stata una bella serata. È successo un casino di tempo fa. Non ho mai fatto il video. E oggi lo faccio. Ciao, ragazzi.